Promo disco. Promo disco. La musica da promuovere per giovani talenti. Giovani talenti. Quindi è partito il promo disco e finalmente siamo pronti. Abbiamo anche aperto una diretta sulla nostra pagina Facebook. Anzi, ho appena girato le spalle, quindi chiedo Vinia. E invece do il ben trovato al nostro artista siciliano. E questo chiaramente qua scatta una ola virtuale. Quindi ben trovato a Vincenzo Forestieri, che in questo caso in arte BLND. Quindi ben trovato qui a Radio Gela Express. Buongiorno. Buongiorno. Buongiornissimo, qui Super Sole. Gela, chiaramente mi aspetto che da parte tua ci sia la stessa risposta. Sole? Come? Sole? C'è sole dalle tue parti? Oppure no? Assolutamente sì. Ecco, confermiamo, facciamo rosicare un po'. D'agosto, quasi. Allora, intanto ben trovato sulle nostre frequenze. Ricordo agli amici che possono anche raggiungerci se vogliono sulla nostra pagina Facebook, quindi se volete fare qualche domanda, visto che in qualche modo è quel primo palco che ha conosciuto, quindi veramente si è partito sparando a 100, quindi hai vissuto l'esperienza di amici. Vuoi giusto condividere con noi, con gli amici anche che diciamo condividono la stessa tua passione, quella della musica e del canto, quanto ha inciso questa tua tappa ad amici? Ha inciso molto, però più che altro a livello personale, perché come hai già detto, sì, cioè, sono partito praticamente così con amici, quindi non avevo mai cantato live, non avevo la prima volta essere lì su quel palco, quindi capite bene che è difficile. Altro che cantare, sì, l'ansia, tutto. Però mi è servito a livello personale, perché ho conosciuto un bel po' di persone, soprattutto so cantare su un palco adesso. Assolutamente, ma poi guarda, ti posso dire che io tra coloro che sicuramente, cioè io tra i fan che ti avrebbero sostenuto, assolutamente lo dico, ho ascoltato la tua voce bellissima, ho ascoltato i tuoi brani e quindi devo dire che non sono la sola, ma mi permetto di poterlo dire, visto che non c'è nulla in questo momento che compromette diciamo un altro palco, lo posso dire, insomma, bella voce, meritava anche di procedere, ma va bene, si va per step, quindi tutte le esperienze vanno più che bene, quindi noi siamo convinti, io ne sono convinta, che ci sarà anche un super seguito, ma non anticipiamo le tappe e parliamo invece di... Piano piano. Esatto, aspetta. Con i piedi per terra sempre. Parliamo di Glamour. La Glamour, avevo iniziato a scriverla proprio in hotel, quando stavo in hotel a novembre ad Amici. Sì. Scrivendola avevo fatto la prima strofa e il ritornello, poi quando sono arrivato in studio dei ragazzi mi hanno fatto ascoltare la strumentale, sì, che avevano già prodotto, non era per me quella strumentale lì. Ah. Ho adattato il testo che avevo già scritto e poi ho scritto la seconda strofa. Nella seconda strofa vado a riprendere la prima canzone che ho scritto, sarebbe Fiori di Loto. Esatto, che tra l'altro è molto apprezzata. Sì, Fiori di Loto, sì, è stato diciamo il primo singolo che ho fatto uscire, che ho pubblicato. Allora, tu mi senti adesso in questo momento in silenzio, perché sono riuscita a raggiungere la nostra pagina Facebook e quindi trovo un commento da parte di Kevin che scrive, intanto li salutiamo, Vincenzo, forza Pacchino, forza Sicilia, meritava Sanremo... Kevin, cioè non mi fate sbilanciare. Allora, e poi c'è Antonio Pedi, buongiorno Antonio, quindi buongiorno che parte anche da parte del nostro artista ospite, in questo caso in arte BLND, giusto? Giustissimo, l'hai detto bene, molte persone non lo sanno dire. Codice fiscale, dicono. Esatto. Poi Riccardo Ranno, salutiamo anche lui. Ragazzi, tra pochissimo vi faremo ascoltare Glamour, che tra l'altro contiene argomenti del tipo amore, passione, innocenza, complicazioni, sbagli, litigi. Quindi è un brano tutto attualissimo. È un amore incosciente adolescenziale. Bene, allora parliamo un attimino prima di chiudere, nel senso prima di ascoltare Glamour, intanto di chi ti ha aiutato a confezionare ovviamente questo capolavoro? Allora, Glamour l'ho fatto uscire con l'etichetta Chroma Production. Sì, che salutiamo. Ho conosciuto Angelo Fasciana, che sarebbe il direttore di Chroma, nonché sì, il manager. Quindi diciamo mi ha fatto questa proposta, poi ho conosciuto i ragazzi, prima di tutto c'è un'amicizia.
che è nato tutto con un'amicizia. Bene. Poi abbiamo deciso di firmare questo contratto con Chroma. Bene. Quindi ci sono i produttori, sarebbero R. Angio, sì, e appunto Angelo Fasciano, che sarebbe il mio manager. Perfetto, tra l'altro ci sono anche appunto gelesi, direi, anche sì, sì, nostri. Sono di Gela, li ho conosciuti a Marzamemi lavorando ad un ristorante, quindi i casi. Chiaramente permettimi, scatta spontanea ovviamente un saluto che va anche a loro, saluto anche da Communication. E a questo punto dove ti possono trovare, così diamo le info e andiamo ad ascoltare Glamour. La canzone si può trovare ovunque, su tutti i digital stores e soprattutto su YouTube, che c'è il video. Sarebbe uno short film. Perfetto, che noi condivideremo assolutamente, perché tra le tante cose che noi facciamo per sostenere la musica, anche quello di condividere ovviamente. Proprio oggi siamo arrivati a 20.000 views. Avete capito, quindi io non sto esagerando nulla, amici, proprio è veramente merita, anzi tra pochissimo concentriamoci, super like ovviamente per Vincenzo Forestieri in arte BLND, che oggi ci va a ascoltare Glamour, e io ti aspetto come sempre qui a Radio Gela Express, alla prossima. Grazie mille, alla prossima. Ciao. Buona giornata. Ciao, ciao. Prima di te, prima del Jack, prima che lasci per andare altrove, prima di lei, prima di che, prima che un bacio ci desse il mio cuore, prima dei sogni, dei miei bisogni, delle carezze che mi hanno distratto, dagli obiettivi, delle emozioni, l'ego ritratto da me come un pazzo. Oh, oh, sei l'unica cosa per cui da qui non me ne andrò, la glamour che fuma dopo la di Moe Shannon, c'è il fuoco che brucia per l'ultimo mezzo di smirno, per l'ultimo squillo. Su un ramo che sopra il parquet, prima che duri per tutta la notte, sei così black dentro un hotel, sei così bella che conto le ore, sì, conto le ore, conto le ore per stare con te, tu spostami dove, dove siamo io e te, dove siamo io e te, oh. Il radio gira ancora, la mia fiore di loto, per lei che non è notte, mi ha saputo rubare, ripeto sempre in giro, siamo solo una foto, ed io che la continuo solamente a guardare, per ogni istante perso solo un altro ricordo, che neanche il tempo baby potrò mai cancellare, adesso penso troppo come restare a bordo, ma forse solo un bacio mi potrebbe aiutare. Oh, 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 sei l'unica cosa per cui da qui non me ne andrò, la glamour che fuma da parola di Moe Shannon, il fuoco che brucia per l'ultimo mezzo di smirno, per l'ultimo squillo. Su una moquette sopra il parquet, prima che duri per tutta la notte, sei così black dentro un hotel, sei così bella che conto le ore, I'm okay.
Allora amici, abbiamo ascoltato Glamour, lui è BLND, ovvero Vincenzo Forestieri da Pachino, ma grazie da Communication per questa promozione artistica, grazie ovviamente a K-Roma Production. E adesso invece una cosa che mi sento di sottolineare, l'abbiamo fatto durante queste interviste, io ringrazio coloro che hanno partecipato sulla nostra pagina Facebook, c'è chi scrive che ovviamente meritava di continuare ad amici e lo invitano a riprovare, e io sono assolutamente d'accordo. Lui con i piedi per terra ha detto ovviamente andiamo per step, un'esperienza che sicuramente gli è servita, quindi perché no, però io devo dire che ha tutto, non soltanto una voce molto particolare, anche presenza, ha uno suo stile, quindi è un suo style, è un suo look, insomma ha una sua presenza scenica, direi che c'ha tutti gli elementi per poter riprovare, quindi sono d'accordo con te Kevin, ma intanto la prima cosa che andiamo a fare è mettere un bel like per Glamour, per questo inedito davvero davvero molto bello, quindi se volete ascoltarlo ancora qui sulle frequenze di Radio Gela Express 335-699-1-857. Io ritorno ovviamente in diretta radio, quindi saluto gli amici social, saluto tutti gli amici anche che ci seguono a mezzo Instagram, quindi non soltanto sulla pagina Facebook, vi ringrazio sempre per il sostegno, ovviamente vi auguro un buon inizio settimana e vi ricordo che Spazio Intervista Molly Beat vi aspetta tutti i giorni alle 11.40 qui sulle frequenze di Radio Gela Express e Radio Vittoria Express, chiusura del promo disco. Promo disco. Promo disco, la musica da promuovere per giovani talenti. Giovani talenti.